So you think you've got what it takes? I know better. Sei comodo qui? Bene, mi piace. Allora ragazzi, scusate perché ho delle domande intelligentissime che mi sono scritto. Allora, recentemente tutti quanti sappiamo che recentemente si è parlato di Fabrizio Corona perché sono uscite delle voci presunte. Si dice che lui sia molto amico, poi al massimo passami il numero, di un chirurgo. Si dice che Corona in realtà al mondo GLBT è legato a filo d'occhio. Allora Fabrizio, quando ti abbiamo chiamato qui in una discoteca che è piena di una manica di amici, la tua decisione di venire è stata improvvisa o ci hai pensato un attimino? A cosa? Al fatto sto andando in mezzo alla manica di froci, fammi parare un attimino. Io amo i croci. E ti assicuro che la cosa è reciproca. Altra domandina. Scusa un attimo che ogni tanto mi sputa il capezzolo e me lo fanno notare. Secondo te, vediamo un po' se sei lungimirante, visto che nel tuo lavoro sei stato molto lungimirante, ma secondo te la storia tra quella lì, quella straniera, l'ultima, non la prima, una certa Belen e Stefano, durerà o durerà quanto un gatto in tangenziale? Non durerà! No! No comment! No comment, ma secondo me è stato, gli è stato rosicato. Si è stato sempre accusato. Allora, basta! Scusate, abbiamo una ballerina linfomana dietro. Ci stavo chiedendo, dato che sei stato sempre accusato di fare tante cattive azioni, nella tua vita l'hai fatta una buona azione? No. Bravo! Posso averlo come direttore? Però stasera sono venuto a sculacciarvi tutti quanti. Allora, cominciamo, su. Hai detto che ci devi sculacciare? No, a me no. Allora, chi devi sculacciare? Fai, cagano, sono qua sotto, dove posso? Qual è il tuo punto di vista sull'omofobia, visto che oggi c'è stato il Pride nazionale a Bologna? Cosa ne pensi dell'omofobia? Chi è omofobo? È un... Io penso che la Chiesa oggi si deve vergognare di rappresentare il Vaticano, che oggi è più corrotto della malavita. La Chiesa, il Vaticano non può giudicare delle trasgressioni sessuali, sia al matrimonio gay, sia al matrimonio tra omosessuali. E a questo punto... E hanno bisogno anche di un diritto di famiglia, no? Quante lauree hai? Bravo, su questo hai ragione, a questo punto ovviamente è d'obbligo la domanda, mi sposeresti? Sono meno rifatta di quelle con cui sei stata te. Un po' troppo tozza per me, forse meglio lei. Sta troia, è venuta apposta a passare la migliore. Amore, c'è la merda che ti fa di petto. Fabrizio, ci... ragazzi, abbiamo scoperto che Dio c'è e si nasconde nelle mutande di Fabrizio Corona. Tra l'altro qua c'è lui che c'ha le mutande della mia corona, cioè capisci? Fai anche le cose per questi ragazzi qua, capisci? Peccato che ce le ha vuote, che dobbiamo fare? Ora tornerà a casa e si masturberà per la prossima mezz'ora. Adoro ragazzi, e abbiamo